finora è stato tutto tenuto molto, molto sotto traccia, e poi dopo il sindaco di Viareggio ha scoperchiato, diciamo così, la pentola, che però quello che ci bolliva dentro lo sapevamo già tutti. Il centrodestra di Camaiore va all'attacco del sindaco del Dotto sul caso rifiuti, dopo la denuncia del sindaco di Viareggio del Ghingaro, che sabato ha puntato il dito sui circa 2,3 milioni di euro che il comune camaiorese deve versare ancora al Consorzio Ambiente Versilia per il saldo dei vecchi contenziosi dei comuni versiliesi per Falascaia e Pioppogatto. Il comune di Camaiore non ha mai accantonato i fondi per coprire questo debito nei confronti del CAV. Quindi l'abbiamo subito denunciato sia nei bilanci previsionali che nei conti consuntivi. Al che ci è stato risposto che questo debito non era certo e quindi mancava il presupposto della certezza per poter fare l'accantonamento. Ma così secondo noi non era. Una buona amministrazione, anche se non ha la certezza di un debito ma sa che quasi integralmente quel debito c'è, avrebbe dovuto accantonare delle riserve. La proposta avanzata dalle minoranze è di destinare l'avanzo di amministrazione del bilancio annuale a copertura del debito con CAV. Per l'ex sindaco Giampaolo Bertola l'intera vicenda è un grave errore politico. Il fatto che Camaiore si distingua come pagaccia, Camaiore si usa questo termine, si distingua come non pagatore e che non onora gli impegni che a suo tempo qualcuno ha preso e ha sottoscritto in maniera dignitosa, onesta e consapevole del fatto che esisteva un problema in quel momento, e non fa onore al comune Camaiore. C'è poi il capitolo del passaggio da SEA ad ERSU, consumato un anno e mezzo fa. Il servizio di raccolta con ERSU è migliorato, ammettono le minoranze, ma i contenziosi milionari con il vecchio gestore resteranno. La fusione tra le due società, di cui noi comunque siamo favorevoli, quindi tra SEA e ERSU, non fa cancellare, non fa venir meno le richieste di pagamento fatte da SEA nei confronti del Comune Camaiore, perché questi crediti vantati da SEA non faranno altro che andare nel bilancio della prossima società all'esito della fusione.